Buongiorno a tutti, rieccoci ai nostri consigli di lettura, oggi Tuffo nel passato. Ben ritrovati, sempre per la serie cambiamo argomento spesso, oggi parliamo un po' di storie, un po' di cartoni animati, perché qualche tempo fa, passando davanti a un'edicola, ho notato che non è certo la prima volta, perché è una cosa che diciamo ciclica, che imperversa da giusto giusto quei 40 anni circa, è ritornato in auge un fortunatissimo cartone animato giapponese dei primi anni 80, Lady Oscar, di cui ogni tanto ripropongono, ripubblicano i DVD, la serie completa e nuove collane. Poi sono passata davanti a una delle librerie del mio soggiorno, non questa alle mie spalle, un'altra, e mi è caduto l'occhio sulla biografia di Maria Antonietta di Stefan Zweig, che è una delle fonti principali per il cartone animato. Ora, la Lady Oscar del cartone animato, da bambini mi sa che più o meno abbiamo visto tutti, è personaggio di fantasia naturalmente, che veste uniforme da ufficiale perché ci ricordiamo la sigla, no? Il buon padre voleva un maschietto, hai messo in nata tu nella culla, ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu, ecco, e che comanda le guardie reali, c'è tutta una storia di fedeltà alla corona, Madamigella Oscar o Lady Oscar a seconda dei momenti, è perdutamente innamorata a un certo punto di Hans Axel de Fersen, il bellissimo, fantastico conte svedese che intrattenne una lunga, appassionata e ovviamente illecita relazione con lei, con la regina di Francia Maria Antonietta, la moglie di Luigi XVI. Il melodramma è insomma come cornice la parabola della corona di Francia da poco prima che Luigi XVI salga al trono, quindi prima sposa Maria Antonietta, poi muore il nonno, la vita di corte, tutti i problemi fino alla rivoluzione del 1789 e poi entrambi re e regina perdono la testa con la ghigliottina qualche anno dopo, come è noto. La nostra eroina, Oscar François de Gerget, dopo aver capito che Fersen non l'ama affatto perché ama giusto appunto perdutamente Maria Antonietta, scopre finalmente di amare, verso la fine del cartone animato, se no che dramma sarebbe, di aver sempre amato il suo André, amico di sempre, che la venera, l'ama, la protegge da sempre, in silenzio da tutta la vita, da quando erano bambini, e giù lacrime di commozione, ma non è di questo che vi volevo parlare. Volevo più che altro buttarvi lì qualche curiosità che forse vi è rimasta da quando eravate bambini e ragazzini, naturalmente quelli che hanno visto il cartone animato, si intende. Ora, quasi tutto quello che nel cartone animato riguarda Maria Antonietta è tratto da questa biografia di Stefan Zweig che vi dicevo, che c'è in un sacco di edizioni. Soprattutto per come dipinge l'amore tra la regina e Fersen, a partire dal primo incontro al ballo in maschera, la partenza di Fersen per l'America quando nel 76 combatte con, insomma, si unisce alla rivoluzione americana e poi il suo ritorno in Francia. Poi sappiamo che molto più tardi, la rivoluzione è avvenuta, sovrani deposti e tutto, Fersen fu coinvolto anche nella famosissima fuga di Varennes, disastrosa, 1791, cioè quel tentativo della famiglia reale, cioè Luigi XVI, Maria Antonietta e i figli, di lasciare Parigi ormai in mano ai rivoluzionari per organizzare una presunta riscossa monarchica, quello che è. Fuga che, come tutti sappiamo, finì male. E lì Fersen fa anche un po' la figura del frescone perché si lascia congedare da re prima di arrivare al confine, pessima mossa, ma lasciamo perdere. A quella fuga fallita, peraltro, è legato il famoso aneddoto di Maria Antonietta che per lo spavento tutte le ciocche dei suoi capelli diventano bianche. Ora, Maria Antonietta e Fersen. L'amore tra loro è un argomento molto discusso tra gli storici del periodo. Zweig fa parte del partito dei romantici, ma non è che lui si lasciasse abbindolare dai pettegolezzi, uno studioso serio, ci sono di mezzo le scoperte di carteggi, di lettere che mettono parecchia carne al fuoco e che illuminano alcuni aspetti dell'amore tra i due. C'è perfino chi dice che il delfino, quello che muore bambino, sarebbe stato figlio non di Luigi XVI, bensì di Fersen, sempre per quelli che hanno della mia generazione che hanno visto il cartone animato, stiamo parlando del biondino carino, il piccolo Joseph, quello che è innamorato perso, ha una cotta terribile per Madamigella Oscar e dice sotto l'albero, quando sarò grande vi sposerò, voi mi aspetterete, eccetera, eccetera, lei commossa, che sorride al bambino malato che poi purtroppo muore. Già che ci siamo, merita un cenno anche lo scandalo della collana, e qui vi butto un suggerimento interessantissimo, Benedetta Creveri per Adelphi, Maria Antonietta e lo scandalo della collana, lettura agilissima e molto interessante.
Un'altra cosa che vi racconto è Jean Valois de la Motte, ve la ricorderete, quella bruna con gli occhi verdi, bella, cattivissima, che nel cartone animato muore in un incendio, lei era stata coinvolta nello scandalo della collana, ma in realtà no, lei scappa di prigione, si rifugia in Inghilterra nel 1789, anno della rivoluzione, e pubblica delle memorie che contengono tra l'altro delle bruttissime, orrende calunnie contro Maria Antonietta, e quindi insomma il cartone ha romanzato parecchio. Dicevamo, fuga di Varennes, e ok, ma poi c'è un altro tentativo, c'è il tentativo di far evadere Maria Antonietta dalla prigione del Tempio, e chi lo fa? Il generale Gerget, il padre dell'Oscar del cartone animato, anche quella è una debacle tremenda. Il generale Gerget della realtà anagraficamente si colloca con una via di mezzo tra padre e figlia del cartone animato giapponese. Vi dico anche che la sua vera figlia, adottiva perché lui aveva sposato una vedova, damaco di compagnia di Maria Antonietta che aveva diverse figlie femmine, dicevo la vera figlia del generale Gerget fu questa Laura Hinner, di padre tedesco, maritata poi de Berny, che a un certo punto amò Honoré de Balzac, e alla quale Honoré si ispirerà per il suo famoso Giglio della Valle del 1835, Giglio della Valle che non credo di volervi consigliare perché non è il mio genere, però insomma. Consiglio invece di leggere o rileggere questo, La collana della regina di Dumas, grande romanzo storico che ci catapulta in quel complicatissimo periodo storico con la sua verve tipica. Poi ci sarebbe anche La contessa di Charny, sempre Dumas, meno noto, in cui la protagonista contende a Maria Antonietta l'amore di un uomo, però vabbè, una cosa in più. Ricapitolando, le di Oscar, che alla fine più che un cartone animato è un gran romanzo storico, tutto sommato, da non disprezzare per niente. Maria Antonietta di Zweig, come biografia, magari La collana della regina di Dumas. Arrivederci alla prossima storia.